La disuguaglianza fa bene è un titolo che nasce non da una provocazione, perché molti dicono hai fatto un titolo provocatorio, hai voluto dare un pugno nello stomaco. In realtà, se uno legge il mio libro, capisce che cosa intendo io sulla disuguaglianza e che cosa intendo per uguaglianza. E quello che tu hai ben colto è tutti quanti oggi dicono che il grande problema oggi è la disuguaglianza. Io contesto due cose. Il primo, i numeri della disuguaglianza come vengono dati oggi, perché è vero che ci sono le disuguaglianze, soltanto un pazzo può negarlo, però si è alzato il livello per cui si è disuguali. E le nuove disuguaglianze di cui non ci occupiamo sono disuguaglianze che rischiano di essere molto più gravi rispetto a quelle ottocentesche sulle quali noi siamo abituati a pensare. In una rivoluzione digitale, te le faccio veloce, in cui ci troviamo, la vera disuguaglianza nel futuro saprà tra chi sarà connesso e chi non sarà connesso. Sembra una balla, ma sarà veramente una delle sfide del futuro. Negli anni 70 avevamo altri tipi di disuguaglianza, che erano disuguaglianze vitali, che oggi sono state in parte risolte, ma non completamente cancellate. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto è ogni liberale, io mi ispiro alla scuola degli austriaci liberali, di Adam Smith, insomma della grande scuola liberale che viene considerata e virgolettata come di destra oggi, ma che non lo è, è semplicemente liberale, dice, compreso il grande Luigi Einaudi, sostiene che il problema non è la disuguaglianza nei fini, ma è le disuguaglianze nelle partenze. Vi faccio un esempio tra tutti. Se noi diamo opportunità diverse al figlio mio o di Massimo Giannini, perché avendo noi un lavoro, essendo noi occidentali, vivendo noi a Milano, abbiamo delle scuole migliori e quindi quei figli avranno la possibilità e la chance di perpetrare il loro privilegio sociale, ecco, quella è una disuguaglianza che per Einaudi e per un liberale è sbagliata, perché non lasciamo a queste persone la possibilità, lasciamo alla nostra, tra virgolette, casta indiana, la possibilità di perpetrare la propria disuguaglianza nel futuro, perché partono favoriti. Ecco, la grande disuguaglianza che si deve battere è quella dei punti di partenza, non quella dei punti di arrivo. Noi combattiamo i punti di arrivo, cioè noi ci scandalizziamo che una persona abbia una Lamborghini. Io non sono scandalizzato dal fatto che una persona abbia una Lamborghini, sono scandalizzato dal fatto che la persona che ha la Lamborghini avrà due o tre generazioni per la quale i figli studieranno le migliori scuole, saranno avvantaggiati rispetto agli altri, parleranno la lingua, saranno connessi, avranno molte più chance degli altri. Questo è un problema sociale perché rende i paesi più poveri, perché renderà, come oggi si dice, un ascensore sociale pari a zero, cioè i meritevoli, se non dotati di mezzi, resteranno sempre poco valorizzati. Quindi quella è la disuguaglianza su cui si deve combattere, non la disuguaglianza apparente, il villone, puoi considerarla cafona, può non piacerti, può Però essere maleducata, ma affari loro. l'uguaglianza ai punti di arrivo è brutta. No, la guerra ai punti di arrivo è un incubo per me. Di che stiamo parlando? Noi siamo all'interno di una rivoluzione digitale che noi scambiamo per incertezza, che è simile a quella che c'è stata in Gran Bretagna tra il 1740 e il 1820. Non c'è qualcuno in Gran Bretagna che durante gli Enclosure Act nel 1760 dice: oh, sto in mezzo alla rivoluzione industriale, per quello ho perso il mio terreno nel Sussex. Siamo all'interno di una tale rivoluzione digitale per cui i criteri del passato, di welfare, di giustizia, di imprese del passato, l'80% dei lavori nei prossimi 20 anni, dice McKinsey, non sono stati ancora inventati oggi. Siamo all'interno di una rivoluzione tale per cui le disuguaglianze di cui che dovremo affrontare nei prossimi Saranno. 30-40 anni sono completamente diverse rispetto a quelle che abbiamo affrontato negli ultimi 50 anni. Adesso vi sembrerà ridicolo a voi, ma vi sembra normale che oggi ogni italiano che campa in questo paese, e anche straniero che viene qua in questo paese senza alcun diritto di cittadinanza perché ancora non gliel'abbiamo dato, è dotato di uno smartphone? Cioè, a voi vi sembra normale, perché è giusto che sia normale, è probabilmente normale che abbia uno smartphone, ma vi rendete conto che il nostro tema è lo smartphone, l'abbonamento al telefono? Mi ricordo io, nella mia infanzia, che mia madre mi diceva: non puoi telefonare alla tua fidanzata, Massimo, io penso che abbia già la tua età, ma il telefono, non dico che era un lusso, ma io me lo ricordo che era un tema, cioè le telefonate. Oggi non sto dicendo che è giusto o sbagliato, sto dicendo che guardare con gli occhi del passato le disuguaglianze vuol dire fermarsi a un mondo che non c'è più. Il prossimo mondo è quali saranno i nuovi lavori, quali sarà il tempo libero e soprattutto in questo istante voi state cedendo la vostra proprietà più cara, che è la privacy,
a delle grandi multinazionali che io non odio, io utilizzo ogni giorno, e che vi porranno i veri temi di disuguaglianza per i prossimi anni. E noi siamo ancora qua a discutere della disuguaglianza con i vecchi termini ottocenteschi del capitalismo. Certo che lo dobbiamo discutere, perché si deve mangiare, si deve avere lo smartphone, si deve avere la casa, si deve avere il diritto allo studio, però io quello che cerco di dire, lo scrivo con questo scrittore fantastico di fantascienza che non è assolutamente un liberale, ma è il primo che si inventa il cyberpunk negli anni Ottanta. Un tempo la fantascienza, voi ve la ricordate come Spazio 1999, Odissea nello spazio, avete presente la fantascienza tutta pulita, perfettina, bianca, i computer, la dottoressa vestita di bianco, cioè quei bei tavoli con la gambetta tutti bianchi, ecco. La fantascienza cambia quando arriva la nuova fantascienza, quella di Blade Runner. Ci sono i cattivi, c'è il buio, c'è la pioggia, ci sono gli uomini che non sono uomini, c'è il sesso, c'è l'amore, mi sbaglio sulla differenza tra un uomo e una donna e tra un uomo e una macchina. Bene, questo tipo di rapporto, che negli anni Ottanta, secondo me, più visionari che non quelli che si occupano di fantascienza avevano capito, hanno capito che stavano cambiando i paradigmi del nostro futuro convivere civile. Io sono affascinato da questa rivoluzione e penso che stare a cercare la vecchia rivoluzione, cercare di occuparsi e di correggere, con il rispetto che ho e anche la stima che ho nei confronti di Massimo Giannini, gli anni Ottanta sono morti e sepolti con i loro errori e anche con le nostre rivendicazioni, cioè anche noi, diciamo, liberali friedmaniani, che tanto amavamo Reagan, la Thatcher, io ne ho fatto pippe su Reagan e Thatcher per 20 anni del mio giornalismo. Il tema prossimo non sarà più quello.